ufficiale, blocco stradale, reati che sappiamo bene anche qua a Trento, molte volte anche noi commettiamo, reati che parlano il linguaggio di chi non vuole sottomettersi a un governo che precarizza le nostre vite, che proclama la guerra come dominio globale. Questo tipo di reato che le 21 persone arrestate hanno fatto è un reato che sicuramente non andava punito con il carcere. È per questo che questa operazione arrogante parla un linguaggio chiaro, parla il linguaggio della guerra aperta, la guerra aperta ai movimenti, la volontà di sottomettere il dissenso, la volontà di spezzarlo, soprattutto in vista di un autunno caldo. Questa operazione parla agli operai senza lavoro, parla a chi non ha casa, parla a chi non ha diritti, parla a chi non ha reddito. Non è un'operazione che parla solo al mondo universitario, è un'operazione che parla a chi vuole riconquistare i propri diritti, che ha necessità di un futuro diverso, di un'Italia diversa, di un mondo diverso. È per questo che questa operazione è un pugno nello stomaco di tutti noi, perché in questo momento 21 compagni nostri sono arrestati, perché domani potremmo essere noi arrestati, perché domani potrebbe essere la nostra casa messa sotto sequestro, potrebbe essere la pistola puntata di uno di questi poliziotti alla nostra tempia. Questa è la verità, perché i poliziotti di Genova sono stati tutti assolti, i poliziotti che hanno ammazzato Federico Aldrovandi picchiandolo a morte hanno preso 3 anni, le persone che si oppongono a un governo che saccheggia le risorse, che taglia fondi all'università e alla scuola, vengono repressi. Noi non ci stiamo e da oggi dobbiamo dirlo con forza che occorre riprendere la strada della lotta, che non possiamo inchinarci, che occorre unirci operai, precari, universitari, perché nessuno vuole vivere in un'Italia di questo tipo, nessuno vuole un mondo di questo tipo. E poco importa che i G8 che si ritrovano oggi all'Aquila decantano le lodi del neoliberismo, dicono che è tutto a posto, incontrano il premier cinese che in questi giorni è responsabile del massacro di centinaia di persone. Noi non ci stiamo, noi non saremo mai sottomessi, non ci avranno mai come vorranno loro.